andiamo a fare uno spaghetto alla Nerano con l'aggiunta dei fiori di zucca. La prima cosa che andiamo a fare è lavare i fiori di zucca, togliere il pistillo all'interno, così aprirli, sciacquarli. Allora, prima cosa ho tagliato le zucchine, spessore 3 mm, padella, abbondante olio, le andiamo a friggere, mi raccomando manteniamole verdi, non le bruciamo. Le andiamo a scolare senza carta assorbente perché voglio che trattenga l'olio della frittura. Nel frattempo andiamo a mettere direttamente l'acqua per la pasta a bollire. L'acqua bolle e saliamo la pasta. Prendiamo una padella bella capiente e incominciamola a portare sul fuoco. Mettiamo gli spaghetti. Adesso andiamo a mettere nella pentola i 125 g di burro. Come inizia a imbiondire, prendiamo le zucchine e le mettiamo all'interno e facciamo una nappage. Nella ricetta alla Nerano il fiore di zucca non c'è, io lo metto perché a me piace, perché dà una dolcezza, dà un contrasto con il caciocavallo, con la zucchina che sono un po' più acide. Questo qua che è dolcissimo, si può anche mangiare così. E lo andiamo a mettere all'interno. Allora, andiamo ad aggiungere un 50% di caciocavallo e un 50% di parmigiano adesso. La pasta è pronta, adesso la inseriamo all'interno del nostro sughetto. Andiamo ad aggiungere un mestolino d'acqua di cottura. Non facciamo nient'altro e mantechiamo. Aggiungiamo il restante del caciocavallo, parmigiano, pepe, prendiamo le foglie di basilico, spezziamo a mano e mantechiamo per altri 30 secondi e dopo impiattiamo. Spaghetti alla Nerano con zucchine e fiori di zucca, come piace a me. Se vi è piaciuta questa ricetta, fatela e fatemi sapere com'è venuta. Ci vediamo al prossimo piatto. Un bacio a tutti, ciao!